Hoy es el 10 de abril de 2014. Estamos con el doctor Antonino Ferro en Turín, esta hermosa ciudad, en el Congreso de la Federación Europea. Y vamos a hacerle unas preguntas para la revista Controversias Online de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. La primera pregunta que me han pedido es... Yo hablo en español y si tú... Si ho difficoltà ti chiedo di ripeterlo in inglese. ¿Cuál es el modelo teórico clínico con el que tú trabajas en tu práctica con niños y adolescentes, bambini y adolescentes, el modelo clínico teórico? Ma es tu modelo. Devo dire la verità che adesso io non faccio più molta differenza tra il modo di lavorare con gli adulti e il modo di lavorare con i bambini. Nel senso che naturalmente vi sono delle differenze dal punto di vista di certe modalità comunicative, nel senso che con il bambino tu disegni, c'è il disegno, c'è il gioco, ci sono delle modalità espressive particolari, ma credo che il modello analitico sia esattamente lo stesso. E vorrei definirei il modello al quale io guardo come un modello post-bioniano è un modello post-bioniano integrato con un modello che oserei chiamare un modello di campo. Un modello di campo, diciamo, come si è sviluppato a partire dalle idee di William de Béranger come iniziatori, che anche quello però si è evoluto, si è sviluppato come ogni cosa viva che inevitabilmente cambia e si sviluppa. Quindi io tengo in considerazione come se sempre noi fossimo in presenza di due gruppalità, la gruppalità interna dell'analista, la gruppalità interna del paziente, che messe insieme formano un campo gruppale multipersonale, non più bipersonale, ed è come se ogni seduta fosse una seduta di gruppo con molti personaggi, e con questi personaggi si può interagire con gli adulti più con la parola, con i bambini più col gioco, il disegno, e in uno spazio che per me è sempre di più uno spazio onirico. E in questo senso c'era il rimando a Bion, nel senso di considerare il funzionamento onirico dello stato di veglia come qualcosa di prezioso anche per l'analisi dei bambini, degli adolescenti, oltre che degli adulti, e nel senso di guardare più allo sviluppo di certe funzioni, come la funzione alfa, la capacità di contenimento, lo sviluppo del contenitore, di guardare più allo sviluppo delle funzioni più che ai contenuti stessi. È logico che naturalmente con qualsiasi paziente, bambino, adulto, adolescente, c'è sempre il dovere condividere anche il significato manifesto, stare sulla stessa linea in modo da farlo sentire capito, contenuto. Ecco, però nella mente dell'analista credo che ci debba essere sempre questo interesse per il livello comunicativo più profondo e per il livello onirico della comunicazione. Quindi come se l'ascolto dell'analista dovesse essere un ascolto che decostruisce, che deconcretizza la comunicazione e che poi lo risogna in qualche modo, cercando di passare al paziente questa capacità di decostruire, di deconcretizzare e di risognare, cioè sviluppare la funzione alfa. Grazie. Otra pregunta es, teniendo en cuenta tus desarrollos, lo que tú has desarrollado, ¿qué lugar ocupa la literatura y los cuentos infantiles para disminuir o aliviar el sufrimiento psíquico de bambini en tratamiento analítico? Ma tu domandi all'interno della seduta o nella loro vita? No. Io non preparé estas preguntas, pero
Yo pienso que sería en general. Y al interno de la seduta, si tienes alguna idea. Ma all'interno della seduta direi che in fondo noi con un bambino, con un adulto, come dire, siamo in qualche facciamo sempre letteratura, perché noi costruiamo con lui una storia, costruiamo con lui un romanzo che poi si perde, di cui non rimane, sì, di cui non rimane traccia, eh? È un po' come di il cui cuoco, non rimane di traccia. Non rimane traccia, è un po' come un cuoco che cucina una cosa molto buona da mangiarsi. La mangia e nessuno ne sa più niente, quindi noi siamo degli scrittori di storie perdute in qualche modo. È anche vero che però la capacità narrativa, la capacità trasformativa, la capacità di sognare è qualche cosa che man mano viene passata al paziente, che la può introiettare, cioè può introiettare il metodo. E lì credo che sia importante per ogni paziente, più che la costruzione di questo o di quell'altra storia, introiettare il metodo con cui trattare le proprie emozioni, le emozioni violente, e trasformarle in qualche cosa che può essere contenuto, raccontato, narrato, e diventare storie, varie storie possibili. Per quanto riguarda il fuori della stanza d'analisi, io credo che tutto quello che permette la trasformazione da stati proto-emotivi, proto-sensoriali, in creatività, in immagini, è sempre qualcosa di straordinario. Quindi pensavo alle favole, sicuramente sono... Ma della favola io direi, ecco, il bambino che legge la favola è già meglio del bambino che guarda la televisione. Ma se un bambino ha la fortuna di trovare qualcuno che gli racconti una favola, allora è ancora meglio, perché è proprio il rapporto che si crea durante il racconto della favola, la partecipazione, cioè la presenza di un'altra vita mentale accanto, che lo guidi nella via della creatività, della fantasia. Credo che sia la cosa più preziosa che un bambino possa trovare. Quindi credo, non so, che nelle scuole materne, negli asili, nell'infanzia, no, credo che un grande spazio possa avere la letteratura per bambini, in particolare le favole, e in particolare che ci sia qualcuno che trasformi queste cose in cose vive, e che nascano all'interno di un legame, all'interno di una relazione, non soltanto leggere una favola. Esto no está en las preguntas, pero ¿piensas que esto ha cambiado ahora con la tecnología, la realidad virtual? ¿Tú piensas que ha cambiado? Un pochino, perché poi io credo che non dobbiamo fare quelli che dicono prima era meglio, andiamo al 1200 di questo passo, no? Credo che in fondo anche la tecnologia possa essere usata in modo ricco, creativo, inventivo, ecco, tutto dipende come si usa, no? Coincido completamente contigo, coincido completamente. Ma anche la televisione o il computer, la realtà virtuale, tutto dipende da come lo usiamo. Tutto dipende come lo usiamo. Se lo usiamo con intelligenza e creatività possono essere mezzi di sviluppo e di comunicazione straordinari. Coincido con te. Se vengono usati in altro modo possono essere fonti di... Una cosa che mi sorprende a me è che per i bambini io sigo ofreciendo lo mismo che hace 20 o 30 anni, los mismos juguetes. Solamente una vez uno me pidió una computadora. Sí, nunca. Usan los mismos. No, bueno. Questo se posso aggiungere anch'io. Esattamente le stesse cose di 20 anni fa. È poca roba, no, non tanta roba. No. E soprattutto dei giochi o delle cose che possono essere usate in vario modo. In vario modo. Non cose che obbligano a essere usate in un modo soltanto, no, quindi cose molto generali con cui il bambino può inventare, costruire, sviluppare. Otra pregunta es qué lugar tienen los padres en el tratamiento de un niño, de un adolescente, para ti, en tu práctica. Per quanto è possibile, io cerco di avere
sempre un posto per i genitori qualora me lo chiedono. Non faccio degli interventi, diciamo, precostituiti troppo frequenti, perché io credo che sia meglio mantenere in qualche modo separata la vita psichica del bambino e la vita psichica dei genitori. Diciamo, non c'ho né la fobia del contatto con i genitori né il bisogno di un eccesso di contatto. Direi ogni volta che loro hanno una difficoltà, un bisogno, una necessità di parlarmi, sanno che se vogliono possono venire, essere ascoltati. Ma devo dire che i genitori dei miei bambini o degli adolescenti di solito li vedo uno, massimo due volte l'anno, e talvolta neanche, quando le cose vanno abbastanza bene. Podrías decir que lo manejas a demanda. A domanda, sì. Domanda, si potrebbe dire, li considero sempre sullo sfondo come facenti parte di un campo, così, ma mi piace molto la tua espressione, solamente a domanda. Sì. Sì. Perché teniendo in cuenta tus ideas che il campo, la teoria del campo para ti, io penso che tu has hecho una ampliación de la teoría del campo. Sì. O sea, Antonino Ferro tiene su propia construcción y eso me parece que pasa con, sucede con todos los conceptos en psicoanálisis. Sí, con tutti i concetti. Hay que hacerlos trabajar. Sí. Tú lo has ampliado, no es bipersonal, es multipersonal. Es multipersonal, sí. Y los padres entrarían en ese campo. En cualquier modo entran anche loro en la periferia de un campo, sí. Bueno, la otra pregunta, la cuarta pregunta, es ¿cuáles son los instrumentos para cuidar y salvaguardar la mente del analista? Tú sabes, forse, que esto es un concepto para mí extremadamente importante, porque altrimenti la mente del analista corre el riesgo de intossicarsi. Noi dovremmo avere, come i radiologi, non so se i radiologi hanno una placchetta. Una placchetta, sì. È una placchetta che cambia colore quando prendono troppe radiazioni. Qual è la nostra placchetta? Ecco, qual è la nostra placchetta? Secondo me ci sono momenti in cui la nostra placchetta ci avverte e credo che noi dobbiamo avere un insieme di cura di noi stessi per evitare di diventare work addicted. Work addicted. Addicted di analisi, di lavoro. E credo che noi dovremmo riuscire ad avere una vita extra analitica, cioè non vivere tutta la giornata da analisti. Io poi ho una convinzione particolare, non so se tu la condividi o meno. Io mi sento un analista solamente quando io sono con un paziente all'interno di un setting. Quando non sono con un paziente all'interno di un setting, sono una persona come tutte le altre. Come tutte le altre. Senza nessuna particolare, senza particolari strumenti per vivere o per non soffrire o per non essere angosciato, sono una persona assolutamente. Quando sono col paziente nel setting, lì divento un analista. Poi sono una persona normale. Mi piace molto, mi gusta molto lo che dice. Sì. La mejor, el mejor complimenti, tu dices, el halago, el flattering. Sí. Es cuando alguien dice, no pareces un analista, no sei un analista. Eso me parece que es un grande complimento. Es un grande complimento. Sí, son de acuerdo. Sí, sí. A mí me gusta mucho la metáfora de la placa de radiologista. Sí. Perché è vero che certe volte, a me è capitato quando ero più giovane di lavorare troppo, allora cominciavo a fare dei sogni terribili di controtransfert, di essere invasi, c'erano gli indiani con le frecce che mi assalivano, cioè quando c'è il segnale che la placchetta sta andando in overdose. Una segnale è la controtransferenza. Il controtransfert, i sogni soprattutto. I sogni. E lo stato fisico. E lo stato fisico anche. Stato fisico, il cansancio, sì, non poter dejar de pensar. E quindi abbiamo bisogno anche noi delle cose che io chiamo una sorta di brainwashing, di pulizia del cervello. Pulizia del cervello, che poi è il modo in cui noi possiamo
un po' sviluppare anche la nostra creatività fuori dall'analisi, il piacere di poter leggere o di poter scrivere o di andare a fare al cinema, la vita normale di la vita normale la vita di qualsiasi persona. Siamo seri umani. Non siamo speciali. Non siamo esseri umani come gli altri. Sì, sì. E me gusta molto tu metafora perché mi padre era medico radiologista. Ah, e quindi lo sai benissimo, sì. Che loro avevano la targhetta che segnava un eccesso di elementi beta, potremmo elementi dire. Elementi beta, elementi extra, sí. Esto está fuera de aquí. Yo quiero preguntarte, ¿en qué estás trabajando hoy? ¿Cuáles son las ideas que te interesan en este momento? ¿Hay algún tema en particular? Ma in questo momento io mi accorgo che mi interessano sempre di più due o tre cose. Uno, io ho sempre l'interesse per il sogno, per vedere quali altre modalità espressive vi sono del sogno, cioè oltre il sogno della notte, tutto quello che è il pensiero onirico dello stato della veglia e quelle che sono le reverie, e in particolare se c'è questa possibilità di ascoltare le comunicazioni del paziente, come se il paziente tante volte ci dicesse ho fatto un sogno in cui, e poi ci racconta. Quindi l'onirico in generale è una cosa. E poi direi alcune caratteristiche della narrazione. E se in fondo il concetto di contenitore, che noi abbiamo sempre pensato come un contenitore spaziale, presenti il concetto di Bion del contenitore contenuto, e tu puoi fare lo sviluppo del contenitore, potrebbe essere uno dei fini di un'analisi, per esempio, no? In modo che dentro lo steccato del contenitore, se c'è il contenitore piccolo ci possono stare galline, se è più grande pecore, poi ci stanno le mucche, poi ci stanno i bisonti, poi ci stanno gli elefanti, cioè sempre emozioni più forti. Da un po' di tempo io sto cominciando a pensare al contenitore non più in termini spaziali, ma in termini narrativi, cioè come se la stessa narrazione e il legame tra i vari personaggi diventasse una modalità di contenimento. E allora sono interessato a vedere come la narrazione e i legami tra i vari personaggi, questo stesso diventa qualcosa che permette di contenere. Come una rete? Come una rete. Come una rete. Come una rete fatta dalla narrazione e dai personaggi. E anche personaggi, diciamo, espressione di sentimenti negativi, se legati insieme diventano meno violenti. Cioè nel momento in cui noi abbiamo, che so, Jack lo squartatore da solo, Jack the Ripper. Jack the Ripper, sì. È molto pericoloso. Ma se tu leghi Jack the Ripper con Django e sono legati, già si possono muovere di meno. Sì, Se poi tu aggiungi la zia Carlotta con la zia Carlotta con il Jack the Ripper, Jack the Ripper, la zia Carlotta e Django, già il legame che tu formi permette di contenere con la narrazione anche cose molto violente. Piensa che escuchándote es una expansión nueva della idea del gruppo. Sì. Anzi, direi che è questo, che è proprio espandere il concetto di gruppo alla situazione duale. Alla situazione duale. E credo che anche la tecnica potrebbe diventare sempre di più un lavorare come noi lavoriamo nei gruppi, anche nella seduta 2, avere in mente queste gruppalità che poi non è soltanto la gruppalità dell'analista e la gruppalità del paziente, poi diventa un gruppo allargato. Tú puedes trabajar como si lavorassi con un grupo. Y también puede ser una creación nueva. Esto. Sí, es una totalmente. Es una creación nueva. Claro. Ed è diversa a seconda di quale analista di volta in volta si trova con quel paziente. Sì. Quindi è molto specifica la coppia analitica perché dipende da queste differenti gruppalità interne che si possono formare. Sí, me parece muy interesante esto. Estas son las ideas que estás trabajando. Sí. E direi in qualche modo
sto cercando di vedere dove, sin dove può essere portato il discorso di Bion, molte intuizioni di Bion. Sì. Io sono anche innamorato delle ultime cose, di Memoria del futuro, che sembra una cosa un po' matta, ma secondo me è una fonte di illuminazione straordinaria. Si tu tienes la paciencia y sí. leer en grupo, como hemos sí. leído, yo he leído con que Elizabeth Bianchieri, modo, poi, con, sí, con sí. Entonces, el único modo, el único tolerar. Modo. Sí. Perché sì. se no dici lo metti via, no, altrimenti dici orribile, lo metti via. No. Sì. Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias. Virginia, è stato veramente un piacere parlarti e condividere con te queste cose. Lasciami vedere. Se è rimasta traccia di quello che. Sì, vamos a vedere. Io credo che sì, vamos a hacer así. Pausar. Ahora podemos volver. ¿Hay algo más que tú quisieras decirnos antes de tu visita a nuestra sociedad? Se ci sono delle. A, no. ¿Mi sociedad? No, no ho capito la domanda bene. De, si tú quieres, if you want to say something else that you would like to convey to the people of my society before you come to Buenos Aires. No, yo, se è possibile sapere quando. Ahora vamos a hacer esto. E poi come voi preferite, cosa preferite fare? Se io faccia